Qual è stata la sua esperienza con la malattia? Non c'è stata nessuna esperienza, a casa mia è stata, diciamo così, ve lo devo dire, proprio una tragedia, no? Siamo stati contagiati tutti, è stata una tragedia perché abbiamo avuto febbre fino a 37,2, 37,3, con qualche starnuto persino e anche qualche colpo di tosse, nulla di più. Senta, però superata, via. Superata, direi, ampiamente. Dal punto di vista invece della, diciamo, della sua carriera, sono stati, diciamo, annullati dei concerti. Beh, quello sì. Come sta vivendo lei questo periodo e qual è la, diciamo, la sua speranza per il futuro? Lo vivo male perché quando non si riesce a avere il controllo sulle situazioni, no? Perché quello che è successo è qualcosa di incomprensibile, non basta dire in attesa, qualcosa che nessuno. Io per qualche giorno ho pensato di vivere in un sogno, sperando di svegliarmi da un momento all'altro e dire beh, è stato un sogno, è tutto sogno, è finito. Invece non era così. Perché il fatto che un virus che appartiene alla famiglia dei virus che portano l'influenza, insomma il raffreddore, il mal di gola, possa mettere in ginocchio il mondo intero, l'Occidente intero, è una cosa che io, onestamente, ancora oggi faccio fatica a metabolizzare. Bisogna ammettere che ci sono delle cose che non si capiscono, quindi ci vuole il tempo.